Non ho freezer, però faccio uso leader, quello lì che è andato dell'R. Scusate mia tezza. Cazzo dico. Boom boom. Boom. Boom, raga, mi porto la roba a caso, eh. Poi dopo ci ragioniamo bene su cosa portare, cosa non portare, tutto il resto. Facciamo tipo un tentativo così, ragazzi. Transformation boost, dite. Ah, Freezer dove andava giocato? Primo, secondo? No, andava assolutamente giocato primo. Ma tutti e due vanno giocati primi in realtà. Sia pure Goku, raga. Conviene giocarlo sempre primo. Vabbè. Vabbè. Amatoi. Calmati. Oh, comunque porca miseria se si sentono i Link, ragazzi, eh. I Link se si sentono. Cioè con i Link io nello showcase, ragazzi, ci guadagnavo, non dico una fesseria, ma quasi 1,5 milioni in più di danno. 1,5 milioni, 2 milioni a momenti. Guadagniamo parecchio. E qua che differenza fa? Vabbè. Anche vero. Sto sotto leader 120 da una parte. Quello è verissimo. Non l'avevo considerato. Ok. Bello, buon, sempre bello. Buono, mo full ability, giusto? Ah, da Krillin erano in due, ho capito. Piccolo due fasi. Ah, piccolo sicura? Porca miseria. Sì, non l'avevo considerato che qua stavamo sotto 120. 120 da una parte, 170 dall'altra. Ti dico che non lo fai. Vediamo, ma giusto per rendermene conto un attimo di quello che succede. Quattro fasi addirittura, mamma mia. Wow. Ma sono le classiche run, raga, queste qui che uno si fa giusto un'idea. Fine. Io sto evento non l'ho visto da nessuna parte. Sto facendo solo un'idea di quello che sta succedendo. Sì, dai. Il team ovviamente sarà, secondo me, ben diverso quello finale per affrontare questo evento. Che poi ce lo faremo in live, eh. Ce lo metteremo a fare in live tranquillamente. Ci avremo un bel po' di cosine da fare nei prossimi giorni. Dobbiamo di sempre distruggere quel cazzo di pagliaccio. Prossima live. Io me lo tengo sempre. Come vedete, non me lo faccio da solo. Il pagliaccio me lo tengo per voi in live. Dobbiamo distruggere il pagliaccio. Poi ci facciamo questo evento. Poi ci facciamo la boss rush. Ci facciamo il battlefield nuovo. Ci faremo un bel po' di robe.
Non è che non accetto consigli, mi sto solo rendendo conto un attimino di qual è la situazione qua. Cioè, no, sto facendo questo evento già con l'idea che ci perdo fra pochissimo. Cercando solo di capire quali sono gli stage più pesanti, da dove cominciano e cosa succede. I super ce la fanno uguale, non ti preoccupare. L'ho vinta usando il full power con i super, come prima di andare usato con il massimo. Ah, vero, è vero. È vero, essendo Gou effettivamente Freezer full power, che poi dovrò sfruttare l'amico, gritterà sempre. Ottimo, ottimo. Azz, stai attento da Vegeta. No, che Vegeta è extreme, quindi Freezer non prende il buff. Ok, ok. Ok. Vediamo e mo vado avanti così a come viene. Ah, mi dispiace, Niki. Quando il Battlefield mi dicevano domani. No, non è vero, Red, non è vero, anche perché fai conto che io devo rankare. Possibile pure che domani sera, facciamo una live di Legends, così per spezzare un attimo. Devo rankare, sono rimasto indietro, sto rank 40. Eccolo qua. Mettiamo buoni in rotazione a sto punto, che minimo secondo me mi servirà un po' di più. O potrei fare così. Potrei fare un tentativo simile. Vabbè. Addirittura, Matteo. Ma lo spero di acchiappare un paio di botte. Così facciamo subito subito. Vabbè, comunque la botterella gliel'ha data. E è un Butenks, quanto gli dà di botta. E dai, dai, si fa. Meno per il momento. Sarà Goku che sarà un pochino da vedere. E invece non c'è da consigliare metodi. Giocare, giocare gli eventi semplicemente. E tenerle da parte, io lo dirò sempre. Lo dirò sempre. Ciò che veramente vi fa tenere, vi fa farmare tante stone, vi fa avere tante stone lì sopra. Non è tanto farmare, ma tenerle da parte. Fate conto che Masullo oggi si è presentato con 2000 stone e ne aveva già spese un paio. Ne aveva già spese 300, si è presentato 2300 stone, 2500 stone quasi ai KK. Fatevi due conti. No, dice con lui con 30 stone, però io ho avuto sempre tante stone messe da parte in genere. E poi un bel po' si rifaranno assolutamente. Entro la fine dei KK punto a tornare di nuovo sulle 600 minimo. Che i KK ce ne daranno tantissime, tante. Vero che ci ho preso... Non mi ricordo, ma il top grossing nel global l'hanno già dato. Io non l'ho capito. Perché ho ritirato quello del Jap. Però nel global non lo so se l'ho ritirato. Non l'hanno dato? Allora a posto. Allora a posto. Già domani sono... 100 e passa stone. Che ritorno su di 100 e passa stone. Senza muovere un dito. Domani. Domani si danno top crossing, ovviamente. Sto scherzando, però non mi ricordo nemmeno qual era lo scherzo allora.
Queste sono che per quindi indicativo. Vale, sul Giappone ne ho notate parecchie. Sul Giappone non lo so, ma io sono. No, oddio, forse erano le stone della live. Le stone della live le hanno date nel global, giusto? Ne hanno date 30 nel Jap di top grossi. Mamma mia, ma che è? Ah, le 61 della live, è vero. Porca miseria. Allora rip. Sogni infranti. Quando ci fai un video con le tue 143 pizze margherite, mi devo vendere la PlayStation allora per fartelo. Scusami. Ti trovi? Ti trovi, brother? Vi consiglio un team per GuanaGL. Lui è il leader Kamehameha, gioca in un Kamehameha, vai proprio al top. Poi vieni qui in Liguria, non lo so, Tom, è troppo difficile al momento. Perché? No, no, non ti odierò, tranquillo. Per i piedi, dici? Freezer fa solo per la passiva meno complicata. Io vedo Goku più forte. Preso entrambi fortissimi. Entrambi fortissimi ed entrambi hanno i loro limiti e i loro vantaggi l'uno sull'altro. Certo è che la cosa migliore sarebbe averli tutti e due. Indubbiamente. Però se proprio bisogna scegliere, secondo me bisogna scegliere in primis quello che fa meglio all'account della persona che deve pullare. Poi, anzi, forse in primis quello che preferisce di più, quello che piace di più. Tipo io a sto giro ho scelto di pullare su Goku sempre perché mi piace di più Goku. Mi piace più Goku proprio come personaggio. E poi, se vogliamo, anche sotto sotto come vantaggi che può dare sia a livello di team building sia tramite altre cosine che ho visto. Freezer forse è un pochino più meno complesso, se vogliamo. Però Goku forse ti dà un po' più di controllo. Però sono tutte cose che poi vanno testate. Facciamo così, dai. Lazzi, please, leggi Dark. Ok. Non lo trovo. Per caso vai su Legends? No, bro, dopo vado a dormire. No. Dopo vado a dormire, assolutamente. Oh, la madonna, Freezer, che bello. Wow. No, io pensate, ragazzi, che quando ho registrato gli showcase ieri mattina stavo totalmente stupidito, instupidito e addormentato. Fatevi due conti. Qua mi serve l'ezza di Freezer, vedete? Qua già comincia ad essere un po' problematica la situazione. Secondo me ci acchiapperemo tante di quelle botte qua. Ma no, non avete idea quante botte ci acchiappiamo. Sta fase non so perché, ma la vedo proprio male male. La vedo una di quelle che picchia un botto. Ma, vediamo. Grazie Giuse, grazie mille per i 2 mesi. Gentilissimo, bentornato. MGiuse97. No. Per il momento non sta picchiando, vediamo. Ok, adesso viene il bello. Non è vero. Non è vero, pensavo che picchiasse molto di più sto coso. In questa fase. Io per il momento continuo a tenere sto Golden Freezer qua primo, ma... Le ultime due fasi da Super Saiyan sono rompicoglioni. Vediamo. Thank you.
belle le animazioni di sto Freezer. Molto belle. Kid Buu, un pugno contro il settiere e prendi 200k. Immagino. Freezer fermo a 60.000. Freezer sarà quello che ci farà esplodere malissimo. Male, male, male proprio. Dovremmo caricare un bel Dokkan quanto prima, ragazzi. Sì, ho portato Kid Buu, raga. Ma quante volte ancora lo dovrò ripetere che sono entrato in questo evento a cazzo? Perdonatemi. Devo ripetere ancora le stesse cose? Devo ripetere altre 300? Che sono entrato a scatola chiusa? Cioè... Ma no, ma io punto a fare questo evento nei prossimi giorni. Devo solo capire un attimino la situazione qual è. Già la sto capendo, bene o male. Fin qui non ci sono più di tanti problemi, Bisogna capire solo l'ultima fase un attimino com'è e poi... modifichiamo un po' di team. Sono relativamente poche le modifiche da apportare per il momento. Poi capiremo l'ultima fase che cosa farà. Sì, però quel Freezer Tekken si può presentare con 56.000, Guarda, a sto punto preferisco più tenere Buan ancora. Vediamo se riusciamo a far pompare un altro minimo di difesa. Poi ci acchiapperemo. Qui ci acchiappiamo le botte. Qui ci acchiappiamo le botte proprio. Grande, Riccarfa. Qua siamo quasi andati. Ma Ivan, anche Lezza lo faremo in live. Però mi serve tempo, ragazzi, perdonatemi. Non ho dovuto farmare pure il raid di Legends, non ve lo dimenticate. Purtroppo nella mia vita non esistono solo questi giochi. Non esistono solo questi giochini e tutto il resto. Mi serve un po' di tempo. La Madoi, che culo che abbiamo avuto comunque, Ha avuto un bel po' di culacchione, diciamolo. Mo riduciamo il danno del 55% per un turno. No, scusate, del 30%. Vedete che vi dico? Me ne piglio pure un'altra. Porca miseriaccia. Non me l'ha staccata. Gesù mio. Fermi. Lo faccio solo per il meme. Altrimenti non avrei mai resettato, ragazzi. Tanto è normale che crepiamo. Mi sembra ovvio. Un Gigoyatem dovrebbe fungere, perché no? Dovrebbe fungere. Mi sento male se non... Certo che funge. Ok. Vediamo. Al limite potrei pensare di fare così. No, troppo. Ma dai, vediamo. Ma che ce ne frega. Vai. Se poco, ma proprio poco, riusciamo a resistere a sto turno, non ci credo. Ma se poco, riusciamo a resistere a sto turno, ci abbiamo un'altra principessa serpente dopo. È da pullare un OPG su Master? A me piace tanto, però... Perché a me serve un tipo spettro. Forte, veramente forte.
Non posso campare per decenni con Mewtwo. Che manca Spettro. E prima di tutto Psico. Com'è la penultima fase? Ma com'è la penultima? Madonna mia, questo è infatti il... Ma come? Com'è la penultima? Ma... E allora no che non lo finiamo. No che non lo finiamo, raga. Ok. Vabbè. Va bene. Va bene. Sì, dai, Budenks, giusto per, dai, facci godere un po' di animazioni. Vai. Ore vai, mai ori sarà ni power up ste shimatta zo. Purtroppo non ci riuscirà, Sand, te lo dico. Vai, vai, Butenks. Mamma mia, Butenksone. Butenksone pazzurdo. Pazzurdissimo. Buan in realtà, non Butenks. Non più Buten. Buan. Ecco il Kid Buu. Mo si acchiappa una di quelle botte in faccia, Kid Buu. Bam, sbam. Ok. Guardate Butenks però, ragazzi. Che cazzo, Buan. Cazzo combino. Madre di Dios. Sei OP, Buan. Mamma mia. Attenzione un attimo. Attenzione un attimo. Abbiamo fatto il colpaccio comunque con le due LR KK. Worldwide in realtà a sto punto. Ma dopo int? Giustamente. Beh, vediamo. Ma un cacao cazzo, per favore, Golden. Mi servi ad Ezza, se non vai ad Ezza non servi a una minchia tu. Beh, sapete che potrei fare? Potrei fare proprio così. Quel Golden di merda lì. Quel Golden di merda. Aspetta. Quel Golden di merda che fa il coglionazzo. Holy shit, abbiamo il Dokkan. Wow. Conchio mi sedere.
È finita. È finita. Abbiamo chiuso. Forza. Ma come minchia ci siamo durati? Ma come ci siamo durati? Vieni qua. Non vi fidate. Non vi fidate del best team builder. Del best del team building. Il potere di Kid Buu, bravo. Minchia, 25 minuti. Wow. Con Freezer. Con Freezer Evo manco ezzato. Cioè, Freezer Evo con 50.000 di difesa a botta. Ogni volta. Cioè. Ma ci sono andato alla cazzo. No, Buan, ragazzi. Buan pazzurdo. Buan pazzurdissimo. Ma allucinante, Buan.